Radio Alex Magazine. Oggi a Radio Alex Magazine si parla di cinema e TV. A Radio Alex il venerdì parliamo di televisione, di cinema, di spettacoli. E allora oggi parliamo di uno spettacolo che ha preso il via, debuttato da pochi giorni. Si intitola Come tu mi vuoi e lo potrete andare a vedere a teatro a Roma. Con noi c'è uno dei protagonisti che si chiama Andrea Gherpelli. Ciao Andrea. Ciao a tutti, benvenuti. Benvenuto a te. Senti Andrea, noi ti abbiamo conosciuto in televisione. Grazie. Sei stato faccia d'angelo per insomma questo film che è andato in onda su Sky. Ti abbiamo visto in tante interpretazioni, esatto. Ti abbiamo visto in tante interpretazioni, musicista, attore che nasce probabilmente proprio su un palco teatrale, no? Tu nasci così come formazione. Io ho sentito un po' di cose tue, sì, poi in realtà nasco diciamo nei piccoli teatri della provincia emiliana, insomma, nelle parrocchie polverose, insomma, nei palcoscenici dove potevo salire, mi ci buttavo comunque, insomma, poi fino ad arrivare alla compagnia universitaria e allontanarmi dalla musica per un periodo e dedicarmi insomma alla recitazione in maniera professionale. Questo è stato un po' a grandi linee un po' il percorso mio, insomma. Perché tu, dobbiamo dirlo, sei musicista, cioè tu ti senti più musicista più attore, sei tutte e due le cose, perché poi un artista non è che si può scindere. Guarda, io in realtà non mi sento musicista, io non uso la musica e lei generosamente ci fa usare da me e la utilizzo nel teatro. Io amo fare teatro canzone, mm-hmm. E quindi più che comporre come può fare un cantautore, io utilizzo la musica per trasmettere emozioni appunto che riguardano una narrazione teatrale. E beh, la musica è felice perché insomma comunque continua a venirmi in mente, continua a darmi delle idee, quindi evidentemente questa collaborazione continua a funzionare. E funziona. Io non mi ritengo musicista tutto tondo, anzi, per carità. Però suoni un sacco di strumenti, ne parliamo poi di te, insomma, adesso tra poco. E tra le altre cose, se andate su YouTube ci sono delle cose molto carine tue da vedere a proposito del musicista, del teatro canzone, molto divertente, mi piacciono un sacco, molto bravo. Tra poco. Grazie, mi fa piacere. No, ma vero, ma mi hai folgorata, veramente. Tra poco torniamo e parliamo di questo spettacolo, Come tu mi vuoi. A tra poco. Radio Alex Magazine. Siamo collegati a Radio Alex con Andrea Gherpelli. Sono tanto contenta di parlare con Andrea perché secondo me è un bravissimo interprete. Parliamo di questo spettacolo. Evviva, evviva. Dico le cose veramente come le penso, perché non sono una che si esprime molto e che non fa molti complimenti. Quando dico una cosa è una cosa che realmente sento. Senti Andrea, Come tu mi vuoi è questo spettacolo appena che ha debuttato da pochissimi giorni. Per un pochino sarete a Roma al Teatro Sala Umberto e la regia è di Francesco Zecca. Insieme a te c'è anche un famoso personaggio italiano che si chiama Lucrezia Lante delle Rovere. Allora, com'è questa esperienza e di che cosa parla questo spettacolo di Pirandello? I testi di Pirandello sono trattati di psicologia e come tali vanno trattati. Mi è fatto tornare in mente un'esperienza negativa che ho avuto riguardo a Pirandello, risale appunto alla mia esperienza scolastica, alle scuole medie, quando sono stato portato a teatro a vedere Fumati a Pascal. L'ho percepito come veramente una noia infinita. In realtà all'interno dei personaggi di Pirandello sono nascoste psicologie, dinamiche psicologiche che appartengono a tutti quanti noi e che teniamo fondamentalmente. Quindi il fatto di andare ad assistere a uno spettacolo di Pirandello mette davanti alla possibilità di farsi delle domande, mm-hmm. E non tutti hanno questa voglia, in realtà, anzi la maggior parte delle persone cerca di evitare questo, ed è proprio questo uno degli argomenti che viene trattato all'interno dello spettacolo. Ci sono dei personaggi che ricoprono delle funzioni all'interno di un nucleo familiare e ci sono personaggi che hanno invece più funzioni. C'è un personaggio che è il personaggio della demente che entra sul finale, che è il personaggio che tutti quanti temono all'interno dello spettacolo perché è la fine che tutti possono fare. Quindi la demenza, il fatto di non riuscire a trovare una propria posizione all'interno della società o all'interno del nucleo familiare, quindi ritrovarsi folli, dover ricorrere nella follia per salvarsi. Ecco, come salvarsi, forma di salvezza, sì, quindi, vista come, come forma di salvezza. Salvezza, esattamente. La regia di Francesco Zecca verte proprio
proprio a entrare nella commedia, nel dramma, quindi di far convivere esattamente com'è nella vita poi queste due facce della stessa medaglia, poiché è l'individuo, insomma, no? Per cui trovare nel dramma familiare o nel dramma anche interiore, che è quello appunto di una mancanza di identità, la ricerca, anche arrivando al personaggio, la ricerca dell'amore, la posizione di una famiglia, il bisogno di amare, e questo sentire il bisogno di amare lo distoglie poi dall'amore vero. E quindi il dramma nasce poi da quello, per cui viene frainteso l'amare con il bisogno di amare. Tra poco Radio Alex Magazine. A Radio Alex stiamo parlando con Andrea Gherpelli di questo nuovo spettacolo a teatro che si intitola Come tu mi vuoi, decollato da pochi giorni, dal 29 gennaio, lo potete vedere al Teatro Sala Umberto di Roma in questo periodo, poi Andrea girerete l'Italia ampiamente, di questo parliamo fra un pochino. Senti, parliamo del tuo personaggio all'interno di questa commedia, dramma, insomma di questo grande spettacolo di Pirandello. Che ruolo ha il tuo personaggio? Allora, il mio personaggio si chiama Bruno Pieri ed è un personaggio che fugge la solitudine, la teme, la conosce molto bene perché l'ha vissuta per un lungo periodo nella sua vita, incontra l'amore ad un certo punto, intorno ai 20 anni, mentre fa il militare, incontra questa donna di cui si innamora perdutamente, riesce a sposarla, lei è una donna che arriva da un ceto molto superiore, diciamo, sì, rispetto al suo, si sposano, lui riparte in guerra e questa donna viene portata via da un gruppo di ussari che passano per casa loro e la portano via, appunto la fanno sparire. Questo dramma sarà sempre presente all'interno di tutto lo spettacolo. Bruno lo incontriamo quando già più adulto, sono già passati 10 anni da quell'evento, e appunto rifugge la solitudine, quindi la soluzione che trova è quello di buttarsi nelle braccia di un amore che in realtà poi non è vero amore, ma è bisogno d'amore. Questa donna, che è la protagonista dello spettacolo, che Pirandello definisce l'ignota, perché appunto è ignota a se stessa, perché agli altri, perché cambia personalità, entra in diversi nuclei familiari, due nuclei familiari nello specifico di questo spettacolo, anche se poi nel corso della sua vita, chi lo sa, questo personaggio dove sarà andata a finire, solo Pirandello lo sa, visionario com'era. E quindi Bruno porta questa donna all'interno del suo nucleo familiare e la fa diventare la sua moglie che era sparita, cosa che in realtà non è vera, ma lui se ne innamora perdutamente. Quindi assumere un ruolo, non la trasforma, la fa non diventare suo, qualcos'altro. Non suo, sì. Lui evita di pensare che lei in realtà non è la moglie che lui non ha più, sì, ma la accetta come se lo fosse. La completa illusione, un'illusione, comunque. Esatto. È proprio questa la cosa che fa paura di questi testi, perché alla fine riscopri anche in te questi tranelli, il fatto di condividere parte della tua propria vita con una persona soltanto perché poi in realtà quella persona ti riporta ad alcune emozioni o alcuni ricordi di altre persone, ma in realtà non ami quella persona ma ami un ricordo di qualcuno, piuttosto hai bisogno di alimentare il bisogno di amore che hai. È una cosa terribile, tremenda, Barbara. Lo so, è terribile. Noi tra poco continuiamo a parlare di questa opera, di questo dramma, poi dramma commedia, com'è definito? Come tu mi vuoi. A tra poco. Radio Alex Magazine. Stiamo ascoltando Andrea Gherpelli, uno dei principali protagonisti di questo nuovo spettacolo Come tu mi vuoi, spettacolo per la regia di Francesco Zecca, da un'opera di Luigi Pirandello. Senti, abbiamo insomma narrato di questo spettacolo dramma, ma poi in realtà si ride anche molto, Andrea, dentro a tutta questa serie di circostanze che si innescano nella vita, no? Poi c'è anche la possibilità di sorridere e di ridere. C'è assolutamente, ed è l'unico modo per poi far scendere una vera lacrima, cioè quella di farla scendere durante un sorriso, il sorriso vero, ma che poi si rende amaro perché uno si ritrova in alcune problematiche che ci riguardano tutti, ma anche cose molto semplici, come può essere un'incomprensione tra personaggi dello stesso nucleo familiare, quindi tra lo zio, come nel caso del mio personaggio, problemi di comunicazione che può avere il mio personaggio con lo zio Salesio, uno dei personaggi appunto centrali dello spettacolo. È molto comico, ma sotto a questa comicità sono questi gli psicologismi di Pirandello, che io continuo a chiamare il nostro Shakespeare italiano, perché è l'unico probabilmente autore che è riuscito a mettere il Freud che abbiamo poi letto all'interno del teatro, insomma. Quindi mi piaceva una infatti cosa, infatti lo dice proprio il titolo,
Esatto. Titolo azzeccatissimo, perché Come tu mi vuoi è esattamente il modo in cui tu puoi ricrearmi, il modo in cui puoi utilizzare me nella tua vita per renderti felice apparentemente, o magari per te quella può essere felicità, insomma, no? Ci sono anche diversi livelli di comprensione, Pirandello su questo è molto chiaro. Ci sono individui che si sentono felici anche soltanto perché si sanno accontentare, altri che non riescono ad accontentarsi e fuggono alla provincia, hanno bisogno di continui stimoli, sono persone estremamente curiose, hanno bisogno appunto di alimentare continuamente un proprio strumento che è quello emotivo. Sì. Spesso sono persone appunto come siamo noi artisti, insomma, che abbiamo bisogno di curare il nostro strumento, insomma, anche tu ne sai qualcosa, gli alberi che vanno alimentati e bisogna dargli un po' da bere. Assolutamente sì, ci fermiamo di stare. A tra poco. Radio Alex Magazine. Siamo arrivati alla fine. Oggi abbiamo parlato con Andrea Gherpelli di questo nuovo spettacolo a teatro che si chiama Come tu mi vuoi, spettacolo per la regia di Francesco Zecca, da un dramma di Luigi Pirandello. Andrea, è stato un grande piacere, mi piacerebbe parlarne molto di più, ma soprattutto venirvi a vedere, questo assolutamente. Beh, lo spero, me lo auguro proprio. Ora, se passerai da Roma, naturalmente sarò felice di vederti in teatro e di divertirti e commuoverti, altrimenti ci vediamo in giro per l'Italia, perché so che anche tu avrai la presentazione del tuo libro, si può dire? Sì, sì, anzi grazie, sì, si può dire, grazie, si può dire. Sì, 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 giriamo un po' e magari riusciamo a incastrarci. Comunque, ci si incrocia. Esatto, sì. La tua soprattutto. Senti, ci sentiamo poi anche magari telefonicamente quando sarete in zone nostre, Piemonte, Lombardia, Liguria, così facciamo un'estemporanea in diretta per parlare dello spettacolo. Molto volentieri. Nel frattempo noi siamo alla Sala Umberto fino al 17 di febbraio, tutti i giorni tranne il lunedì, e poi partiamo per la Toscana, faremo Bologna, faremo Mantova, faremo Trieste, faremo la Puglia, faremo un po' di Lombardia, per cui ci risentiamo e ti tengo aggiornata e teniamo aggiornati gli ascoltatori, che invito volentieri a teatro. Certo, con grande piacere, invitiamoli tutti perché è davvero un bello spettacolo e voi siete bravi. Andrea, grazie per essere stato con noi e, come si dice, tu finisci la parola e via questa casa. Un grande abbraccio. Un grande abbraccio. Ciao Andrea, ciao, grazie. Anche a voi, grazie. Ciao Barbara, ciao. Un abbraccio a tutti. Grazie, ciao. L'appuntamento con il cinema e la TV è rimandato la prossima settimana, al prossimo venerdì. Ciao. Radio Alex Magazine. Solo su Radio Alex.